Ciao Grigliare Duro Crew, oggi ci facciamo delle spettacolari cipolle caramellate. Ciao ragazzi, io sono Filippo, benvenuti nella mia cucina. Oggi non grigliamo, oggi stiamo al chiuso e ci prepariamo uno dei contorni che secondo me è non il più buono, o forse sì il più buono, non lo so, ditemelo voi. A me le cipolle caramellate piacciono un sacco, accompagnate con le salamelle, accompagnate col pulled pork, per farci hamburger, per fare un po' quello che volete, cioè stanno bene veramente con tutto. Oltretutto sono una ricetta veramente veramente semplice, ci bastano pochissimi ingredienti, ci sono 200.000 varianti. Oggi vi spiego quella che a me piace di più. Prima cosa, cipolle rosse o cipolle di Tropea, la cipolla che vi piace di più, dobbiamo pulirle e affettarle. Quindi, armati di coltello, via! Bene ragazzi, una volta tagliate tutte le cipolle, ricordandovi della vostra ex che vi ha lasciato, siamo pronti per andare in cottura. Quindi accendiamo la nostra padella e la facciamo scaldare per bene, al massimo. Aggiungiamo subito un filo d'olio, anche più di un filo. Aspettiamo un attimo che si scaldi. Quando l'olio è bello caldo, andiamo a mettere dentro le cipolle. Nella prima fase dobbiamo far dorare per bene le cipolle e fare in modo che inizino un pochino ad appassirsi. Quindi solo con olio, fiamma bella alta e rigiriamo spesso le nostre cipolle in modo che si imbiondiscano per bene. Perfetto, guardate qui, la cipolla è dorata per bene, si è appassita, quindi è bella morbida. A questo punto andiamo ad aggiungere l'aceto balsamico. Tutte le proporzioni le trovate sul nostro blog www.atuttagriglia.com. Qui sotto nel link in descrizione vi metto anche il link alla ricetta. Adesso andiamo a cuocere a fuoco un pochino più lento, appena torna a ribollire per bene abbassiamo un pochino il fuoco e andiamo a cuocere fino a che l'aceto non si restringe. L'aceto balsamico è la nostra parte agro delle cipolle caramellate, quindi in agro dolce. In alternativa all'aceto balsamico si può usare anche un vino rosso insieme dell'aceto di mele o anche solo dell'aceto di mele. C'è chi mette anche del whisky, del rum, quindi tutta una parte acida. Poi lo zucchero andrà a fare la parte dolce. Vedete, deve sobbollire proprio così, lentamente, piano piano. Guardate come si è ristretto bene l'aceto balsamico, è arrivato il momento di mettere lo zucchero di canna. Non preoccupatevi se dalle dosi vi sembrerà tantissimo, ma è proprio necessario mettere una bella quantità di zucchero per fare in modo che vengano belle caramellate con quella giusta punta agrodolce. Insieme allo zucchero, poi, andiamo ad aggiungere anche un pizzico di sale. Questo, iniziamo a metterne un pizzico, poi dopo, quando saranno quasi pronte, andate ad assaggiarle e le aggiustate appunto di sale. Anche qui ancora fuoco basso, fino a che non vedrete che iniziano proprio a fare quella caramellatura, quindi anche il sughettino diventa bello denso. Eccoci qua, le nostre cipolle caramellate sono pronte. Guardate il sughettino
come è diventato bello denso, cola piano piano piano, quindi vuol dire che si sono caramellate proprio bene. Andiamo subito ad assaggiare. Buonissime, si sente quell'acidulo dell'aceto balsamico, lo zucchero, anche se avete visto che era veramente tanto, non dà un'estrema dolcezza, perché comunque caramellandosi perde quella che è la dolcezza per dare poi degli altri aromi. Le cipolle caramellate, come dicevo prima, insieme alle salamelle sono una bomba pazzesca, ma potete abbinarle a una miriade di piatti. Mi viene in mente anche un bel hamburger pieno di formaggio con le cipolle caramellate, ci stanno, che è da Dio, e non dovete neanche metterci la salsa.